Mormorello, gli ha detto: stato... guarda, non mi piace proprio. Ah, no, Marino, io stavo a pensare a Marino adesso. Marino. Che cavolo c'entra Marino? Marino, ecco perché dice il crociato. Nel senso... con Marino. Ah, Morello, quello che giocava con la l'anno scorso, me ne ero completamente dimenticato. Segno che non ha lasciato segno. Certo. Non gradiva. Va bene, pagelline, regia, prego. Chiudiamo quindi questo momento della partita con le solite pagelle. Ma io direi che chiudiamo anche la trasmissione, che siamo arrivati tra un pochino. Sì, infatti un debutto senza troppi problemi per Cunzi, che merita la sufficienza visto che i rossoneri non tirano mai in porta. Meglio così, naturalmente. Cordale. Del Grosso 6,5. Continua la crescita di condizione del tornante rossoverde e nuovamente da un suo cross arriva il gol, quello del raddoppio delle Fere. Borghetti 7, solido e concentratissimo, concede solo le briciole agli avanti rossoneri. Siete tutti d'accordo, sì, no? Sì, se non okay. Si parla. Chi tace acconsente. Chi tace acconsente, sì. Purtroppo. Veloce, mi sono ricordato che abbiamo Tedeschi, un servizio. Tedeschi 6,5, qualche affanno in più del compagno di reparto, ma complessivamente più che sufficiente. Bertoli anche lui 6,5. Altra buona prova sulla fascia, non fa assolutamente rimpiangere Camillini. Qualcuno rimpiange Camillini? No. Però secondo me, adesso dico la solita cosa brutta. Siamo dovuti incontrare Camillini? No, di tutti no. I giocatori... No. Che so? Di tutti i giocatori che io ho visto domenica, quello più in difficoltà può essere Bertoli. Ho capito, lui gioca fuori ruolo suo. Un paio di volte. Non è veloce. No, dico una cosa, c'è da dire che dalla parte di Bertoli domenica ha giocato un giocatore che era veramente inguardabile. Allora, che quello lì, Burchi, lì, un giocatore che ha toccato tre palloni. Non c'è vergognoso. Non c'è bisogno di difendere. No, ma io faccio va giocato male. Un paragone che può sembrare azzardato. Vergognoso. Un paragone ardito. Ma che c'aveva avuto la malaria quello lì. Indice il dito. Ho visto sabato sera Atalanta-Juventus. Terzino sinistro dell'Atalanta era Federico Peluzzi. No, non era, è un centrale, fa centrale. Infatti si è visto. Non ci lamentiamo di Bertoli. Non mi dire niente. Federico Peluzzi in Serie A. Allora, basta. Scusa se posso dire. Dici. Io questo energumeno la mia destra per anni, abbiamo io soprattutto che facevo i commenti in radio alle sue radio cronache, mi chiedevo sempre come cavolo facesse, e te lo ricordi, a giocare in Serie A. No, e dice ma non è possibile, ma questo non è e io facevo, visto, poi me lo sono ritrovato in Serie A. Però adesso, averlo visto, io faccio gli stessi discorsi di prima, quando si stava in Serie B. Ma com'è sta cosa? Non c'è cioè, ecco perché dico teniamoci Bertoli. Sì, oh, senz'altro, bene. Non ci capisco niente. Il centrale Bertoli forse è anche migliore. Sì, ma per me non è assolutamente adeguato. L'uso titolare 10 volte contro la Juve. Forte di Federico Peluso e Turato messi insieme, insomma. Uno dei gemelli Rado. Poi ci manca Terni. Per non parlare di Terni, titolare con i Rangers, non lo so. Ma se non fa giocare Terni, abbiamo una via grave. 40 anni gioca in Serie A. Ma il tenore dici tu. Ma anche Corbia però gioca titolare. Ma Corbia ne abbiamo parlato, lascia con lei ci ha fatto anche diversi gol. Ah, c'è sta, ma va là. Vabbè, dai, mi fa che dire. Comunque quello lì turchi. Quello turchi di vergogna, so, ah, però c'aveva la malaria, guarda, una cosa che non ho vista mai. C'è un giocatore vergognoso. Vabbè, per fortuna ce l'hanno loro. Non è piaciuto. L'hai visto? Andiamo avanti, va. Per pietà. Aspetta sotto casa turchi. Anche turchi. Ma non gliela fa mai venire a terra. Vabbè, va. Il voto più alto spetta naturalmente a Concas. 8,5. Oltre alla solita gara di grande corsa e sacrificio, sforna un super gol da Cineteca. È insostituibile. Una parente me la fai dire, piccola. Come mi no? È piaciuto da morire il titolo di un giornale, non mi ricordo se il Corriere o il Giornale dell'Umbria, quelli della Concas. Che meraviglia, veramente, complimenti. Precisiamo, parlavo del giocatore del loro, Cioè, del loro. No, un giocatore del Lanciano. Del Lanciano. No, qui. Beh, hai fatto il nome, Mone Azzarano. Andiamo avanti con Danucci 7, padrone assoluto del centrocampo, sfodera un'altra buonissima gara di cui coniuga sostanza e qualità. Dibattito. Ma che gli è successo a sto ragazzo? Ah, questo lo ignoro, come diceva. Che gli è successo un paio d'anni fa o che gli è successo adesso? Ma io forse che gli è successo un paio d'anni fa. Forse aveva dei compagni di squadra che
non erano poi no, l'ideale io, come, però, come... dal De Manini pagina dal 12 Manini. Quando dopo vai in campo fai quello che sai fare, no? E sembrava che non sapeva fare niente, adesso parliamoci chiaro, o poco questo. No, se io prima volevo parlare proprio dei Danucci, quando ti ho detto prima, se mi congeli 30 secondi, intanto bevi un altro bicchiere d'acqua. Ecco, c'è bisogno. Magari, se me lo porto. Insomma, allora, qui ci sta a dire una cosa. Sto ragazzo, io domenica, dicevo, l'ho vista tutta, no? Specialmente il primo tempo. E lo dice come fosse un evento. Sì, perché già mi sono addormentato. Mi sono addormentato. Nelle ultime partite. Invece stavolta no, quest'anno raramente mi sono addormentato. Oh, allora dicevo, questo soprattutto nel primo tempo ha giocato una partita di una personalità assolutamente diversa da quella che aveva fino a qualche settimana fa, perché ha giocato a testa alta, e quello vabbè lo faceva sempre, però giocando tantissimi palloni, poi tu stavi lì, l'avrai visto meglio di me, svariando su tutto il fronte del centrocampo, e prendendo sempre palla nei momenti difficili della squadra. Diciamo che tra l'altro ha azzeccato un lancio perfetto, non ha sbagliato un passaggio, scusa. No, è vero, tutto no, perché poi bisogna dire, allora questo, siccome delle volte l'ho incontrato Danucci, perché non so se abita, no aspetta, non ci ho litigato mai. Allora dicevo, poi insomma Morello era piccoletto rispetto a quest'anno. Vabbè, ma non è quello, al di là di quello. Comunque dicevo, forse mi abbia, comunque lo incontro spesso, prometto che la prossima volta lo incontro lo fermo, perché altre volte mi sono anche un po' vergogna quando lo incontravo, però stavolta invece lo fermo, io gli offro un caffè, perché quando uno gioca in questa maniera se lo merita, ma no il caffè mio, si merita le lodi, dicevo, certo, perché ha giocato veramente al di là dell'angio, del rendimento, ma con una personalità che fino a qualche settimana fa non aveva, cioè chi l'ha visto giocare a Laggiano, secondo me ritiene che sia un giocatore di categoria assolutamente superiore, non tanto per quello che ha fatto in campo, ma per come ha tenuto il campo. Secondo, vabbè, resto, secondo me le ultime tre partite viaggia a 7,5 di media. Sì, ma è un altro giocatore. Non sbaglia, poi non sbaglia il passaggio. Io penso che sia. Bene, questo volevamo noi. Su un altro livello. Allora, rispetto... vedi, siamo stati bravi, che abbiamo pungolato e stimolato con quei votare. Comunque, se lo incontro, me lo cavalli al caffè. Io penso che sia su un altro livello rispetto alla precedente Morello, no, esperienza in rossoverde. Dall'inizio del campionato, poi è chiaro che è stato responsabilizzato ancora di più, e questo mi fa ancora più piacere, dall'uscita di Dideo. In quel momento è lui che ha le chiavi del centrocampo, ce l'ha Danucci. D'altronde a Varese dice che aveva giocato bene. E quindi ma finché gioca così non ci pare, vero? Gli diamo qualche volta posso sbagliare anch'io, è la dimostrazione. Io guarda, non è questione di sbagliare o non sbagliare, no, no, scherzo. Quando ha giocato male si è preso i bassi, quando gioca bene si prende quegli alti, l'ennesima riprova di un'onestà intellettuale cristallina che ci e mi distingue. Però non è che ha azzeccato una partita, no? Quando anche Morello l'anno scorso ha azzeccato qualche partita, ce l'hai saputo, perché dopo mi ricordo una domenica che l'avevamo criticato in modo spaventoso durante la settimana, martedì, e questo signore peggio di Turchi, poi andava cercando la gente, non sapendo che io invece vado in curva est, non è che stavo, andava cercando la gente, ma io stavo là sulla stampa, non so se vi ricordate che cercava, per dire ho visto segnato, ma io invece non ci stavo, quindi non lo cercavo, per dire, però insomma ecco. Andiamo avanti. No, perché andiamo quello però azzeccò una partita. Diremmo innanzi. Andiamo avanti con Cardona, 6,5. Là in mezzo, come ai bei vecchi tempi, fa tanta legna e anche qualcosa di più. Sì. Pernei, 6. L'impegno non manca, l'efficacia ancora non è ottimale. No. Comunque sostituire Piccioni non è facile. Anche per Alessandro, 6. Ci mette l'impegno di chi è chiamato a giocare titolare per la prima volta e se la cava a sufficienza. Ma io gli ho regalato di più. Ma è andato un po' a sprazzi, però non è stato per me Alessandro 6 più. Vabbè, 6,25. andiamo avanti. Oggi siamo buoni. Altro gran voto per Perna, 8. Se corre per 2, tira e ritira in porta fino a che non la butta dentro. Gol cercato e trovato per lei. No, si vedeva che proprio cercava il gol stavolta, oltre a fare il suo solito lavoro. Prego Matteo. No, è una notazione sul voto a Cardona. Sono completamente d'accordo, però prima abbiamo elogiato il buon senso della società, io mi sento di elogiare anche questo giocatore che è stato ai margini è stato ai margini per un quarto di campionato, chiamato in causa, è entrato pronto a corollario di quanto... Tanzi comunque bisogna dire che è preparatissimo a corollario di quanto è la verità, invitano spesso, scusa. No, nel senso che trae beneficio da tutte le ammissioni che ha fatto con me.